Gentili signore e signori, buongiorno. Siete collegati con la redazione giornalistica di Pineta Oggi TV da Venezia, in studio Massimo Bonella, in collaborazione diretta con Sites Web Network di Treviso per le prime notizie del mattino del Comune 2000 e naturalmente anche un breve riassunto e riepilogo delle notizie più importanti della settimana e di questo fine settimana appena trascorso. Dunque, subito in primo piano una news che ci arriva da poco qui in studio. C'è stato un rapinatore ucciso, c'è una caccia al terzo complice. Dunque, dicevo caccia al terzo componente della banda di tre rapinatori che nella giornata di ieri ha fatto irruzione in un supermercato di Qualiano, siamo in provincia di Napoli. In corso posti di blocco e controlli da parte dei carabinieri. Nel supermercato era presente un carabiniere che ha ingaggiato uno scontro a fuoco con la banda, uccidendo uno dei tre rapinatori e ferendone un altro. Il terzo componente della banda è riuscito a fuggire. Il rapinatore ucciso, 22 anni, era agli arresti domiciliari in una comunità di Villa Literno, nel Casertano, dello scorso 24 dicembre. Ed ora veniamo alle altre notizie. Dunque, ricordiamo, in questi giorni abbiamo ricordato la strage di Piazza della Loggia a Brescia il 28 maggio 1974, la strage di Piazza della Loggia commemorata a Brescia con una mostra fotografica anni 70 e dintorni. Il calendario ufficiale delle commemorazioni è contrassegnato sui social con l'hashtag sempre per la verità per commentare gli eventi indicati sul sito che ricordiamo sempre per la verità.it. 40 anni fa la bomba nascosta nel cestino dei rifiuti causò 8 morti e 100 feriti. Da allora inchieste e processi hanno portato solo a proscioglimenti e a soluzioni, come per Piazza Fontana. Non si conoscono autori e complici della strage. La mostra fotografica a cura di Tatiana Agliani e Renato Corsini sarà al Museo Santa Giulia fino al 10 di giugno. Proseguiamo con le notizie sempre dall'Italia. So benissimo di quali delitti mi sono macchiato, sto spiegando un sistema di cui la Camorra non è l'unica responsabile. Sono le prime dichiarazioni del boss dei catanesi, Antonio Iovine, che da poco collabora con la giustizia. Sono nei verbali depositati in un processo in corso a Santa Maria Capua Vetere. In un sistema completamente corrotto, c'erano soldi per tutti, anche per i sindaci, senza distinzione di colore politico, dice Iovine. Raccomandazioni, favoritismi, mazzette, una cultura diffusa dallo Stato prima ancora che dai camorristi, aggiunge. Anche la parte politica, che rappresenta la parte buona dello Stato, è stata connivente. Ed ora parliamo degli appalti sanità. I carabinieri dei NAS di Parma e dell'Arma Territoriale di 16 province e 8 regioni hanno eseguito sequestri preventivi di beni per oltre 1 milione di euro ad amministratori di un ospedale per presunti appalti pilotati. Secondo le prime informazioni, nell'operazione denominata Last Business sono 63 le persone che risultano indagate. Milano. Pensando di salvare un cerbiatto dall'abbandono, lo hanno condannato a morte. È successo pochi giorni fa nel parco dell'Adamello, nel Bresciano, quando il centro recupero animali selvatici ha ricevuto un cucciolo di cervo che era stato rinvenuto sulla statale 42 in prossimità al passo del Tonale. Il cerbiatto era sceso da un muretto ed è stato toccato da alcune persone che, credendolo in pericolo, hanno ritenuto necessario intervenire. Nonostante le cure prestate, il cucciolo non è sopravvissuto perché è ancora troppo giovane per allontanarsi dalla madre. Quando i cuccioli sono così piccoli, un esito positivo dall'alimentazione surrogata non è scontato. Ora entriamo nella nostra testata giornalistica pianetaoggitv.net perché vi diamo conto di una petizione molto importante da fare. Siamo nell'ambito dell'antimafia. Appello al CSM: nominate Nino Di Matteo procuratore aggiunto di Palermo. A sua volta questa è stato ricavato da Antimafia 2000 e
E dunque, vediamo le tue. Ai primi di marzo di quest'anno, il Plenum del Consiglio Superiore della Magistratura ha modificato l'articolo 8 della circolare sulle direzioni distrettuali antimafia nelle procure. La direttiva del CSM restringe ai soli magistrati della DDA la possibilità di effettuare indagini su Cosa Nostra. Questa circolare estromette di fatto i PM Nino Di Matteo, Roberto Tartaglia e Francesco Delbene dalle nuove indagini sulla trattativa Stato-mafia. Ecco, su più bello che questi magistrati si erano, in modo particolare, cioè Nino Di Matteo, si erano spinti molto molto in là nelle indagini, ha dei ottimi risultati, e qui abbiamo poi che c'è questa ennesima novità pur di fermarli. Quindi c'è da fare questa petizione per dire, dunque, appello al CSM, nominate Nino Di Matteo procuratore aggiunto di Palermo. Ecco, se poi voi entrate la notizia, potete ve vedere il link e molto semplicemente tramite quello potete appunto realizzare questa firma. Questo comunicato lo trovate sia sulla testata giornalistica TV online pietraogitv.net, ma anche sulla testata giornalistica online Allnews antimafia2000.com. Vi ricordo 2000 scritto in numero, antimafia2000. Attaccato.com e trovate tutte le informazioni. Vediamo se abbiamo ancora una notizia dell'ultimo minuto da poter dare al volo, ma mi sembra che non ce ne sono. Vi ricordo anche i notiziari, quindi in conclusione vi ricordo anche i notiziari di pandoratv.it per quanto riguarda la situazione in Ucraina, che non è delle migliori, e i notiziari che vengono ripetuti anche da Pianeta Oggi TV. Dunque, a questo punto altro da segnalare, una diretta importante che abbiamo fatto sul site Web Network, c'è anche la versione televisiva. Che la trovate sempre a circa medio taglio sul sito Pianeta Oggi TV, con ospite in studio Fabrizio Zabello, che ricordo è rappresentante del Comitato Legati di Fabro Veneto, dove si parla del contratto di fiume, questo processo del contratto di fiume che si sta diffondendo a livello nazionale, ma non solo, anche europeo, dove ci fa capire che insomma, al fiume non va più dato le spalle o calpestato o sfruttato o inquinato, ma bensì tutto l'opposto, quindi cercare di guardare più da vicino il fiume o anche il lago o eventualmente anche una foce, ecco, cioè cercare quindi di tutelare in sostanza il territorio. Questo poi è il messaggio che emerge. E stiamo in tema perché ormai in fondo pagina, rimasto per diversi giorni in taglio primo, abbiamo una puntata del settimanale Pianeta Oggi Reporter, che va in onda anche sulle televisioni terrestri e radio in FM stereo. Sul circuito interregionale, dove abbiamo l'intervista a un noto ambientalista di San Giorgio di Nogaro, lui si chiama Aldevis Tibaldi, che spiega, ci illustra l'ennesima forma di inquinamento addosso alle persone, cioè un traliccio di alta tensione che passa vicino alle case. Ci sono stati anche dei casi di tumori, purtroppo. Ecco, sembra che l'uomo di questo pianeta non faccia niente per tutelarsi se stesso, ma bensì tutela il denaro, il dio denaro cosiddetto. Questa è la fotografia che emerge. Dunque, siamo anche tra le cose, in questo momento ci sono anche centinaia di ascolti su Pianeta Oggi TV, questo anzi ci fa molto piacere, cercheremo di essere insieme anche a Science Web Network sempre più vicini ai problemi del pianeta, ai problemi della società, della gente, e cercare di dare anche delle soluzioni. Bene, è tutto quindi per questa edizione di Economondo 2000. Vi ringrazio per averci seguito. Vi ricordo che dunque mercoledì alle 18:30 dovrebbe riprendere il settimanale Spazio Aperto condotto da Bari, da Antonella Intanò e Ugo Lombardi. Naturalmente sottoscritto qui in redazione per darvi sempre le ultime notizie della giornata. Grazie per averci seguito, un saluto anche a Rosario Moreno che è in questo momento in regia centrale a Treviso, e buon proseguimento con i nostri programmi della rete.